Salve, sono Carlo Cardarelli dell'associazione Consumatori Acumarche. Siamo state una delle poche associazioni ad essere state invitate insieme alle autorità regionali, prefettura, dell'ARPAM e altre autorità qui della provincia per visitare l'azienda API Raffineria, che si apre oggi al pubblico, alla cittadinanza, per inaugurare questa scuola, questa accademia per i professionisti, per le università, eccetera. Noi siamo stati qui e dobbiamo ringraziare di questa nostra presenza il dottor Fabio Amici, al quale purtroppo non è stato possibile parlare oggi alla presenza delle autorità anche religiose, perché avremmo voluto dire un po' la nostra. Sentiamo però comunque dalla sua voce quali sono state le sue impressioni di questo viaggio, di questa visita all'API. Dottor Fabio Amici, se ci vuol dire le sue impressioni. Grazie Presidente. Ecco, come ha detto il Presidente, ho partecipato, sono soddisfatto di questa iniziativa della raffineria, dell'Accademia, eccetera, eccetera. Pur tuttavia, come abbiamo più volte richiesto alla raffineria, alla direzione della raffineria, di far partecipare i cittadini comuni, quelli che non hanno parenti qui nella raffineria che lavorano, però purtroppo questo non è stato possibile. Si è parlato di partecipazione dei cittadini, però erano solo i familiari di coloro che lavorano qui in raffineria. Ecco, premesso questo, io avrei colto l'occasione, visto che c'erano anche delle autorità, anche della Giunta Regione Marche, l'assessora Bora, invece del Presidente Luca Ceriscioli, che è impegnato nelle zone del terremoto, quindi avrei detto, ecco, che le tre associazioni che operano a Falconara in materia di ambiente, Onda Verde, Cittadini in Comune e Acumarche, purtroppo sono state escluse dal tavolo di lavoro regionale sulla raffineria, e questo sinceramente non l'abbiamo apprezzato, perché da una parte si parla di trasparenza, di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, come si è ripetuto oggi, ma nel concreto noi non siamo stati autorizzati a partecipare a questi lavori, e questo a mio avviso è particolarmente grave. Poi avrei posto all'attenzione altri aspetti di anche normative che prevedono l'obbligo di informare i cittadini sui rischi che corrono e sui comportamenti che devono adottare in caso di incidente rilevante, che non sono solo le esalazioni ma sono anche incendi e esplosioni, e su questo purtroppo ci sono dei ritardi da parte del Comune di Falconara, perché la legge 7/3, il decreto legislativo 105 del 2015, prevedeva che i sindaci avrebbero dovuto aggiornare l'informativa almeno ogni 5 anni, e l'ultima volta è stato fatto nel 2012. Questo è molto grave, perché i cittadini di Villanova, di Fiumesino, abbiamo constatato che purtroppo non conoscono bene i comportamenti che devono adottare in caso di incendio e di esplosione, e questo è molto grave a nostro avviso. Ecco, poi avrei fatto presente altri aspetti collegati sempre alla raffineria. Per esempio, avrei posto all'attenzione che di fronte alla raffineria c'è un deposito di una cooperativa di autotrasportatori con un piazzale che può ospitare fino a 240 camion. Tutti quanti questi camion trasportano sostanze pericolose, e quindi ecco, io avrei chiesto se c'è un obbligo da parte di questi proprietari di camion di entrare in questo piazzale vuoti, senza carico, ovviamente che permangono anche dei giorni, fine settimana, sempre pieni, e se c'è un obbligo anche di provvedere alla bonifica della cisterna prima di entrare, perché da quello che abbiamo potuto verificare, ecco, se non viene fatta una bonifica del serbatoio del camion e se entrano carichi, ovviamente trasportando materiale pericoloso, c'è un rischio di esplosione che potrebbe addirittura, viste le vicinanze alla raffineria, estendersi anche alla raffineria. E tra l'altro ci sono degli abitanti di una zona di fronte alla raffineria che a nostro avviso sarebbe opportuno esaminare attentamente cosa si può fare per quelli che vivono qui in prossimità, il Bar Derby, ecco, poi può riprendere Presidente, questa zona dove c'è un bar, c'è una trattoria, e questa nella pianta, nella mappa dei rischi pubblicata sul sito del Comune di Falconara, è classificata una zona a rischio addirittura letalità, a meno che non abbiano sbagliato a classificarla in questo modo. E quindi questo è un problema a nostro avviso molto serio, che va discusso, va visto insieme all'autorità cosa si può fare per queste famiglie,
ma anche per le persone che acquistano a comprare un pacchetto di sigarette al derby. Se c'è un rischio letalità vuol dire che se c'è chiaramente un incendio, un'esplosione, letalità equivale a morte, quindi che cosa si può fare? Questo è un altro tema che avrei portato magari all'attenzione. E quindi ecco, questi sono un po' gli argomenti di cui avrei parlato. Io ringrazio e ci saranno altre occasioni per parlare di questo. Grazie dottor Amici, alla prossima intervista. Grazie, grazie.